scelta della prostata a massaggi. Basta, no, parla di basta che la prostata, la costata, la crostata, non la prostata. La prostata, la prostata. Dai, cos'è la prostata, ma non la crostata. Senta, no, no, quando... Allora, tutti gli anni vado allora, tutti gli anni vado a Brescia a prendere il panettone da Gino Massari e capita che la vedi là, la trovi là. Che fatica, con gli altri due. Perché? Qui altri no, si è faticoso. Ma davvero? Che tu cari baltacci te coschi. Vabbè, Mattia, la prossima volta dimmi che te ne hai da partire. Invece tu mi dici, vecchio, quello è... Che lui il te spesa. Io gli ho detto, non venire. Santino, con Santino. Come mi ha telefonato il Madì. Guarda che il te vero anche a te, perché la di che Santino, guai con te. Sì, 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 no, sì. Ti te sei Santino, guai con te. Certo, certo. No, 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 per no, no, no. Una roba, allora, fatti il ciak adesso. No, tu cattivo. A modo, a momento. No, aspetta che ti chiedi il microfono lì che mi metti a snò. Che ti snò. Ma è in una posizione... Le no... Tre di vice me sono più se... No, perché l'ha messo, perché l'ha messo. Anche te me c'è. Ma con bel maiomme. Ma questo chi lo trovate? Poi mi ci il maiomone stesso più o meno. Sì, quasi stesso. Queste chi lo trovate nei cassonetti, quelli lì dei... No, invece questa chi me la fai mesia, che ha 95 anni. A maglia. Bello. A man la fai? Sì, a man, a man. Tutta mano, fa anche la cerniera, la... quelle mani, ma la mia quelle mani. Sì, okay. È una roba neanche da credere. Quelle mani, neanche da credere che faccio. È una roba, solo dei segni. Ok, no, okay. Dai, se... Dopo le stupidate di Santino. Vai. Adesso, Serafino, Santino, Santino, Serafino. Buono. Mette su tutte cose. Tanto la terza madre, la turta, la posta. A posto, siamo a posto con la turta. Ma, Massari, taccia madre. Chi è Massari? Eugenio Massari. Chi è Massari? È il pasticceno. A posto, sono a posto. Allora cominciamo. Bravo. Dai, dai, vai. Sì. Un bel buono la prima. Ciacca buono. Il caffè, insieme, dai. Dai, la fai insieme, dai. Puntate là, 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 là. Ciacca buono la prima. Ciacca buono la prima. Oh, là. Le me fai finalmente, forse che sei. Ci siamo. Allora, ospiti di oggi, Mario Cantoni e Serafino, ribattezzato Santino. Dopo l'ultima intervista, sì, che ho sbagliato a scrivere con il T9, era diventato Santino. Ormai sono diventato Santino. Santino sì. E Mario. Allora, Mario, cominciamo con te. Ti ho invitato perché mi è giunta voce. Le voci circolano. Mi è giunta voce che stai organizzando il carnevale. L'11 di febbraio, domenica 11 febbraio. 11 febbraio. Ah, ma capo che quindi? Eh sì, settimana che viene. Settimana prossima. Sì. Lo sapevi? Sì, sì, no, ero informato. Allora, persona informata sui fatti. Sui fatti, sì, sì, io posso... 11 febbraio, Piazza Libertà, dalle 15 alle 18, 18.30 circa. Ok, formula? Allora, chi animerà la... Animerà la Home Fantasy, che... Quelli dell'anno scorso. Quelli dell'anno scorso, che ci sono i pirati, ci sono, fanno dei giochi, balletti, e Nicola... Sauris. Nicola del Kuwait. Nicola del Kuwait. Nicola nazionale. Il Nicola nazionale. Nicola al benzine. Il benzine. Quindi, sì, stiamo organizzando con loro, diciamo, questo pomeriggio del carnevale, ci saranno i gonfiabili, ci saranno le chiacchiere. Posso intervenire, scusa, sì, perché lui ha una certa età, ci dimentichiamo il nostro socio che è Battaini, Marco Battaini che è il pilastro di Noi per Voi, guai. È veramente importante, solo che aveva degli impegni oggi, perché era a Milano. Come al solito. Ma mandate me. Ecco. Che me sono le ultime. No, tu lo sai che lui è il vicepresidente. No. Pensai che era vice sindaco. No. Per adesso no. No. Per adesso no. È ancora in fase embrionale questa cosa. Ma diciamo la verità, siccome il Battaini è a Milano, perché sì, stava... No. Quindi è parte integrante della nostra associazione. Anzi, è il pilastro. Poi lo sai, ma poi sì. No, però è bello nominarlo perché sai, fa parte anche lui. Certo. Ok, quindi carnevale domenica 11 febbraio dalle 15 alle 18:30, quindi spettacoli, animazioni. Spettacoli, animazioni. Domanda dica. Con gli amici di Vidarto?
portano allora, il carro? Sono sincero, sincero, non li ho ancora sentiti. Okay. Li sentirò nei prossimi giorni, ma vediamo, vediamo che cosa si può fare. Capire tra 10 minuti, dimmi tu che chiama Luigi Cerri per dire che oh, ma vedi giù o no? Bene, no, c'è un ottimo, ottimo c'è proprio un ottimo rapporto, ma scherziamo con Luigi, ma con sì, Luigi, sì, sì. Una quindi cosa, Luigi una persona splendida. Luigi tra 10 minuti Ciami, Luigi Ciami, preparati. Ok, quindi noi per voi organizza il carnevale, la formula sarà quella dell'anno scorso che ha avuto un ottimo assolutamente successo, è stato molto piacevole, c'era anche il carro di Vidardo. Di Vidardo, sì, sì. Però so che hai anche qualcos'altro in programma per i prossimi... Allora, iniziamo con la presentazione del libro di Piccioni. Conosci Piccioni? Pierangelo Piccioni. Ah, sì, ho sentito Piccioni, sì. Caspita. Pierangelo Piccioni, uscirà il suo nuovo libro il 9 di marzo. Noi lo presenteremo l'8 marzo in Sala Girona. Ok. Questo è il primo appuntamento. Poi ci sarà la Sagra della Valtellina. Quello dopo la Sagra la della festa Pulenta. Della Valtellina. Sì, sì. Ok, Valtellina, sarà... quindi Pizzoccheri. Pizzoccheri, assolutamente. Pizzoccheri e ti do le date perché non me le ricordo perché l'età, sono un po' anziano. Sì, sì, sì. No, non ho 15. È il 15. No, voglio essere preciso. Aspetta, sì, non è che arrivi. Che lui è uno... No, perché se no faccio le figure. No. Non lo più neanche. Perché più neanche. Comunque guardi è, me. È 14-15, 14-15 e 16 di marzo. Sì. Cupolone. Cupolone. 21, 22 e 23 sempre di marzo, i due weekend. Okay, la formula è quella della festa della Pulenta. Esatto, la formula sono sempre loro a organizzare? Sono sempre loro, sì. Okay, sì, sono sempre quindi, loro, quindi due settimane, due weekend con tre giorni di fila dal venerdì alla domenica. Esatto. Domenica anche a pranzo, giusto? Assolutamente. Se ricordi quella della Pulenta. Bravo. per prenotarsi questa per prenotarsi sempre online. La pagina La Sagra della Valtellina. La Sagra della Valtellina. Okay. La festa della Valtellina, Sagra della Valtellina. Quindi Pizzoccheri, Pizzoccheri, Pizzoccheri. Pizzoccheri, Pizzoccheri, Pizzoccheri. Taleggio, Taleggio, Taleggio. E poi, cioè questo è giusto per dirti che mi inviterai ancora a marzo, okay, che così presentiamo questa nuova formula. Questa e nuova forse festa. Verrà il Bataini. Magari veniamo. Perché io a quel periodo lì forse sono via. E allora... Sì, siamo prenotati le vacanze. Se no dovremmo portare adesso. Poi... No, posso dire altre due cose? Signore, no. Eh? C'è sempre fenomeni chi. Sì, è il Mario ha preferito uno staff di uomini, non so perché, ma tutti uomini. Eccolo qua, aspetta che ti dico le date giuste. 15, 16, 17. Hai sbagliato. 15, 16, 17, 22, 23, 24. Ok, però faremo un'altra intervistina. Assolutamente. Così almeno ne parleremo nel dettaglio. Ma te che siamo al menù? No, al manifesto. Al manifesto che... Mandegal. Tenlo qua. Clac! Tac! Ok, dopo poi, poi te lo giro. Allora, abbiamo, ho in programma sempre il 9 di marzo, quindi sì. l'8... Festa della donna. No, l'8 il libro. La presentazione del libro. 8 di marzo, marzo questo. 8 di marzo. 9 di marzo... L'esercitazione di protezione civile. È noi per voi, però sai che il mio cuore... Allora, te tocca venire due volte, prima per la protezione civile. A me che sono noli per la protezione civile. Te vieni con che... No, chi è che sei venuto? No, sono venuto da partire. Sì, assolutamente. Quindi il 9 ci sarà l'esercitazione della protezione civile. Sant'Angel 2024. Sì, la fantasia è quella. Ma come sarà? Quest'anno sarà un po' più... Non posso dirti niente. La sanno anche lui. Allora, guarda programmare. La sanno anche lui. Lui non mi dite chi, ma sa niente. Ma va, no, la sa, ma l'ha sparata. No, è vero, è vero. Ma gli hai fatto una domanda trabocchetto. Perciò lui gli è buttato il ring. Visto che le voci girano, poi parlano tutti mal di te, però lo so, ma è bello. Guarda, l'importante è che parlino bene o male. L'importante è che chi parlino. Se ne parli? La Fiera di Maggio è un po' presto, sarà, sarà organizzata da noi per voi. Ok, e sarà il 12 di maggio. Però qua 12 di maggio, che è la festa della mamma. No, la festa della mamma è il 10, giusto? È il 10. È la seconda domenica. La seconda, perché la prima la fanno a Borghetto. E perché la prima fanno le comunion, per fortuna.
perché quest'anno c'è bambino. Ah sì, la fanno la prima. Ah, sì. Ah, bene. Quattro la fanno. Vedi? No, cinque, scusa. Allora, 5, 7, 5, 12. Sì. Sì, sì, sì. Quindi sì, la Gang dei Bang sta, sì, per fortuna. Meno male. Quindi, allora, riassumiamo. Assolutamente. Quello che ci importa adesso. Quindi, i prossimi appuntamenti saranno l'11 di febbraio, domenica prossima, dalle 3 alle 18:30, quello che 18 è, 17:30, con animazione, carnevale, eccetera, sì, eccetera. Poi subito dopo, a marzo, l'8 di marzo, ci sarà la presentazione del libro di Piccioni. Sì. Poi il 9, protezione civile. Protezione civile. Non c'entra niente con noi per voi, però... E poi parleremo del resto. E poi ci saranno altre... Perché saranno altre cose. Ti ricordi? Ma vero, sono più neanche, eh. Via da chi, so più niente. No, ma a volte... Dammi su la macchina musica che ti sei. Altri siamo Serafino, magari. Sì, magari siamo Serafino. E mi dici, oh, porca le tornate. Perché Santino le stai da là che dici? Che te che è un bel personaggio, no? È numero uno. Io mi ricordo che avevo fatto il video di quando te sei andato in pensione come pompiere. Vent'anni fa. Stai 5-6 anni fa. Dov'è che eravamo? Alle scuole? Sì, quello della vedi che si ricorda più elementari. No, ma è la malattia, purtroppo sì, che era mo pallotta, che era come preside, bravo, sì. Bruciò la vigia, sì, è bravo, e stai l'ultimo me bruciò la vigia l'ultimo, però fai più mi sa anche sì non l'hanno fatta più, no, forse dopo... ancora un anno o due, forse no, sì, fatto. Forse un anno o due, poi dopo è arrivato il COVID ma mi sembra che l'ha ripresa comunque. Che mi ricordi, no, fai talmente tanti che non si ricordano. No, perché non l'hanno ancora fatto. Però non vorrei sbagliarmi. Vedremo, chi vivrà, vedrà. Signori, io vi ringrazio, ringraziamo il nostro Mario, il nostro Santino, ribattezzato Santino. Ormai. Grazie a te, sempre un piacere. E lo scriveremo anche nel post, stessare Santino, e guai a chi l'ha chiesto che cosa. Bravo, virgolettato Santino. Ma c'è il motivo che mi chiamo Santino, perché sono santo anche. Anche santo. Vabbè, dopo di questo, ragazzi, tanti auguri, ci vediamo con le prossime 20 di marzo, dai, ci sentiamo i primi di marzo. Ok, va bene. Ciao a tutti, ciao. Stupidate. Basta. Stop.